Sportivissimi sportivi, buonasera a tutti e benvenuti ad un'altra puntata di Sport e non solo. Venerdì, sabato e domenica scorsi eh, si è svolta una tre giorni, una manifestazione organizzata dall'ASI eh, insieme alla eh, collaborazione delle Zagre, infatti si è svolta all'interno delle Zagre e si sono visti un po' tutti quelli che sono gli sport e tutte le associazioni che fanno capo appunto all'ASI ne parliamo stasera e abbiamo da vedere veramente tantissimi filmati e ne parliamo con Angelo Musmesci che è presidente provinciale ASI buonasera. bentornato Grazie. e con Mario Rapisarda consulente fiscale ASI per le associazioni buona buona buonasera allora Angelo c'è stata una tre giorni eccezionale alle, alle Zagre, in collaborazione con le Zagre, pre, eh, ha presenziato anche il noto eh, presentatore catanese Salvo La Rosa, si sono viste una serie di associazioni che hanno dato vita a una serie di esibizioni e mh, il perché di questi tre giorni è che ha ottenuto, so, un grandissimo risultato. Sì, infatti ha ottenuto Ovviamente un grande risultato questa, questa manifestazione, questo evento che ci è stato così eh, richiesto dal, eh, dalla direzione del centro commerciale Zagreb. Noi come Ente Promozione Sportiva, quindi l'ASI, ha eh, proprio fra i suoi fini principali quella della promozione dello sport come momento di benessere e, e di forma psicofisica eh, delle persone, dai più piccoli agli adulti. E per cui ogni occasione che ci viene, in questo senso, diciamo, richiesta e proposta da importanti partner, come in questo caso il centro commerciale le Zagreb, vengono a noi accolte e chiaramente ci servono per ehm, promozionare. Al meglio, il variegato mondo dello sport, che in Asia è rappresentato appunto dalle tante associazioni a noi affiliate. A proposito di associazioni, quante associazioni hanno partecipato a questi tre giorni? Ma hanno partecipato circa 25 associazioni che hanno abbracciato tutta una serie di attività sportive, dal soffettere ai balli country, dalla danza agli scacchi, dal calcio alla scherma, al karate, al benessere del corpo con lo yoshatsu e quant'altro ancora. Ho detto poco fa, ho annunciato che abbiamo un appia filmato che poi avremo modo di, di commentare perché se non sbaglio c'è stata anche una Buona risposta da parte del pubblico, vero? Assolutamente sì, c'è stata una presenza del pubblico diciamo, notevole soprattutto interessato in tutti i tre giorni, in particolare durante il fine settimana, poi chiaramente avevamo un, come appunto ricordavi tu, un presentatore d'eccezione come Salvo La Rosa che ha saputo tenere benissimo il palco e dare un maggiore e migliore risalto a questa manifestazione e, e alle attività che si, che si sono svolte, soprattutto moltissime delle quali appunto sul palco. Perfetto. Mario Rapisarda, abbiamo detto consulente fiscale asi sì. per le associazioni, quindi un consulente del lavoro. Di che cosa si occupa esattamente nel caso specifico? Beh, io mi, mi occupo di associazioni, quindi curo tutta la parte fiscale, la parte del lavoro per quanto riguarda le associazioni. Questo perché le norme nell'ambito sportivo, sono, soprattutto sportivo e dilettantistico, sono, sono tante, sono variegate, si intrecciano tra di loro. Eh, le associazioni devono comportarsi come tali per poter usufruire di tutta una serie di agevolazioni. Se per qualche motivo non mettono in atto tutti quelle accorgimenti necessari rischiano di perdere le agevolazioni di essere riconosciute come delle attività commerciali e quindi dover pagare tasse in maniera consistente allo Stato anziché usufruire di tutta una serie di agevolazioni. Quindi io mi occupo di poter gestire e poter dare i consigli più corretti affinché le associazioni si comportino da associazioni e non abbiano mai problemi con il fisco. Quindi avremo modo anche di sviscerarla un po' la materia sì. anche spiegare perché eh, sono tantissimi che molte volte forse creano delle associazioni fatte in casa sì. e che ritengo che sbaglino perché poi possono incorrere in una serie di problematiche. Assolutamente sì, perché eh, il rischio è quello che un eventuale controllo fiscale disconosca appunto eh, la qualifica di associazione sportiva dilettantistica e quindi eh, si diventi attività commerciale a tutti gli effetti. Molto spesso vengono gestiti appunto, come dicevi correttamente tu, come se fossero diciamo, un'impresa familiare, in realtà non è così, eh, bisogna adottare una serie di accorgimenti, bisogna eh, mettere in atto tutta una serie di eh, attività affinché un eventuale controllo non crei nessun tipo di problema. Benissimo, io direi a questo punto, mh, ma facciamo una cosa, mandiamo uno stacco eh, pubblicitario, dopodiché cominceremo a commentare quelle belle riprese, anzi a tal proposito io vorrei menzionare e ringraziare il cameraman Antonio Torresi che è stato colui che ha curato diciamo, la parte eh, delle, delle riprese e eh, eh, ha fatto veramente delle ottime riprese. Allora, stacco eh, pubblicitario e poi entriamo nel vivo della trasmissione. Tecna Salone e Shop, professionalità, esperienza e cortesia al vostro servizio. Eleganza in un ambiente confortevole che avvolge il cliente in una nuvola di glamour e gradevoli essenze. Uomini e donne troveranno i principali servizi di hair care, estetica e consulenza beauty sui prodotti presenti nei nostri saloni di bellezza. Ci potete trovare presso il centro commerciale Etanapolis, Valcorrente e a Belpasso in via Giovanni Falcone 41. Per info o prenotazioni telefonate allo 095 78 67 331 o allo 095 91 76 77. Callaghan Adaptation La prima calzatura che si adatta al tuo piede. Farmacia San Mauro. Cortesia e professionalità. Cosmetica, fitoterapia e prodotti farmaceutici. Farmacia San Mauro, Piazza Gelsi, Via Grande, Catania. Cerca domusbet.it e scopri un mondo di promozioni. Gioca al casino 20 ⁇ Per te un bonus speciale se l'importo delle perdite è uguale o maggiore a zero. Con Poker 30 ⁇ ti rendiamo la rake e poi ti restituiamo il 15% delle tue perdite mensili sulle scommesse sportive. Per sempre diventa partner domusbet. Chiama l'800-181-980. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può provocare dipendenza patologica. Domusbet.it. Per noi è tutto un gioco. Eccoci nuovamente in diretta con Angelo Musmeci, presidente della eh, provinciale dell'ASI, che è l'associazione sportiva sociale, anche se c'è solo una S italiana, e Mario eh, Rapisarda, consulente fiscale ASI per le associazioni. Abbiamo parlato di questo eh, bellissimo filmato che ha raccolto un po' i momenti salienti del, della Tre giorni alle, alle Zagare. Con, eh, riprendendo poco tutti quelli che sono stati gli sport che si sono realizzati là dentro adesso io pregherei la regia di bandarlo in onda proprio dall'inaugurazione e a te la parola Angelo per, fare un, per commentare un po' queste immagini immagini, filmato ecco qua, abbiamo il filmato questa è la sì, infatti, qua, inaugurazione l'inaugurazione che è venuta appunto venerdì pomeriggio abbiamo iniziato con le scuole calcio, quindi con i bambini, proprio i primi calci, i bambini delle nostre scuole calcio che si sono divertiti eh, giocando eh, su un campo gonfiabile eh, che è stato proprio sistemato <coughs> per l'occasione sul posto e eh, proprio hanno dato vita a un mini torneo fra di loro infatti ti vedo là, se quello con gli occhiali da sole infatti c'è cioè... anche la direttrice del centro, Salvo La Rosa insomma i, i genitori che hanno accompagnato i bambini questa è proprio l'inaugurazione della Assolut tre giorni assolutamente sì, abbiamo iniziato proprio con i, con i bambini che hanno dato vita diciamo, a questo mini torneo uh, di calcio veramente un momento molto divertente sia per le famiglie sia per i bambini stessi ho capito, mentre continuano a scorrere le immagini, che poi al limite andiamo eh, commentando. Ecco, qua ti sta intervistando, penso Infatti, Angelo. Eh, stavamo eh, facendo eh, proprio Salvo il, Rosa, sì. il Saluto Iniziale. I saluti iniziali. Eh. C'è stato uno sport che ha attirato più pubblico rispetto ad altri? Ma guarda, diciamo che un po' tutti gli sport hanno avuto dei segmenti di pubblico che è, è stato, sono appassionati all'attività. Eh, certamente diciamo, ci sono degli sport come che so, il soffeteer, per esempio, o eh, il kart eh, che hanno un particolare fascino, diciamo, uh, soffettere perché c'è uh, la possibilità di utilizzare eh, diciamo, dei simulacri, delle armi giocattolo che consentono, un modo anche di, di, sì, che consentono uh, di far divertire sia i bambini che gli adulti e, e proprio aprono anche un mondo uh, particolare che non è sicuramente quello né della guerra né della violenza fine a se stessa e il kart appunto con, eh, gli oppositi, con le con le macchine con, eh, che c'erano là sul posto. Ah queste e sono momento. anche le maggiorette? Sì queste rendere... sono per esempio le maggiorette che hanno intrattenuto a più riprese durante i tre giorni eh, il pubblico presente alle zagre eh, sia con esibizione sul palco sia proprio lungo diciamo, il, i corridoi del, eh, del ecco, centro Ecco qua stiamo vedendo delle pillole, abbiamo visto la, ecco questo diciamo, questo cosa lo sciazzo quindi questo, praticamente sì sì, 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 e sì. La oltretutto sto, sto vedendo anche delle facce vabbè, vabbè, conosciute che ho avuto il piacere di vabbè. intervistare qui vedo eh, no, Emilia Sogliani che poi è la, il presidente dell'associazione Al Girandola che ho avuto anche il piacere di intervistare qui stanno facendo penso un po' lo, lo yoga, yoga della, della risata è un, esattamente un, un particolare yoga appunto di rilassamento ah, c'è stato il ba i balletti ci sono stati la danza è stata uno dei principali, eh, principali momenti insomma, di esibizione sul palco, ci sono state eh, molte scuole, noi abbiamo delle ottime scuole di danza. Che eh, appunto um, uh, trattano questo, questa disciplina sportiva in tutti i suoi variegati aspetti, diciamo, dal, classic, certo, al moderno, dal al classico al moderno, al cinema americano, ai uh, balli poi di passaggi, gruppo, certo. uh, le, tutto quello che. C'è stato insomma, anche il Country. C'è stato, detto, stato sì. anche il Country, che è un ballo particolare di origine uh, proprio americana: e, mh, appunto, con la presenza di tutti, dei, 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 dei bambini. diciamo agli adulti, e, qui siamo questo, diciamo all'esterno, qua siamo all'esterno. Naturalmente eh ci sì, sono questa è carto, la zona carte questa sempre, è zona la zona cart. carte, eh, anche questo molto appassionante. Ci sono stati dei piloti, ovviamente, eh, diciamo professionisti. che hanno ecco, fatto lo vogliamo dire perché ho avuto anche il piacere di, di presentarla alla campionessa regionale di carte. Sì, Mentre questo sì. qua siamo al software. O sbaglio, Sì, sì, qua siamo al software. Quindi <coughs> vediamo le associazioni, noi affiliate che stanno facendo vedere al nuovo pubblico presente i simulati, per esempio queste sono delle imitazioni di armi vere ma chiaramente sono assolutamente inoffensive e eh, sparano solo dei partiti, chiaramente occorre sempre eh, adottare delle procedure di sicurezza che vengono spiegate certo. ma sicuramente un momento anche di sano divertimento, per esempio quello è il percorso che era stato adattato per i bambini, una specie di percorso un... di guerra, una diciamo, specie sì. diciamo, di percorso naturale, cosa guerra. stanno facendo? Ecco questo è lo spider app, ah, ecco Qua lo spin bike, questa è un'altra nostra associazione diretta dalla maestra Rosy ecco che vediamo in questo momento, molto attive, diciamo la loro specialità è sia lo spin bike che state vedendo ora, sia lo spider che avete visto prima che è una ginnastica, un fitness praticamente fatto con degli elastici che vengono attaccati al corpo fra gambe e mani Qui abbiamo il Tai Chi Esatto, questo è Tai Chi Wan, è un'altra nostra associazione con Sera Valverde, Natura e Benessere. Che fa questa particolare disciplina, è una disciplina di rilassamento del corpo, di origine, ovviamente orientale. Ecco, questo è il maestro Marino che è venuto. Da Palermo per l'occasione e, e ha fatto una sua eh, dimostrazione, sicuramente molto Ah, Questo è il seguito. maestro Pane. Questo è il nostro che dico sempre, anche il piacere mitico, maestro, mitico. Pane, maestro di Karate. Maestro ecco. di Karate, conosciuto a livello nazionale, eh, con 50 anni di esperienza sportiva sulle spalle, eh, una persona veramente preparatissima. Diciamo, nel suo settore che è il canadese, ma soprattutto una persona che dello sport ne fa anche un momento socializzante veramente importante, perché mh, dalla sua scuola sono passate generazioni eh, di bambini eh, che sono cresciuti rispettando le regole dello sport e della vita. Ho capito. Io non so ancora quanto ci sia di filmato perché e tanti, tanti. naturalmente, filmati. Ecco, eh, questo c'è il torneo di scacchi quelli perché scacchi, poi mi piacerebbe nostro... anche mandare le interviste che abbiamo certo. eh, eh, realizzato. E, mentre noi vediamo queste immagini, invece, vorrei fare una domanda appunto al dottor Mario Rapisarda: come si crea un'associazione che abbia tutti i crismi dell'associazione. Bene, per creare un'associazione innanzitutto partiamo da questo, un'associazione eh, è fatta da persone, eh, la, già la nostra Costituzione garantisce l'associazionismo e lo, lo diciamo... Um, promuove in maniera consistente, in maniera forte, eh, quindi due o tre persone si eh, mettono insieme per, per creare un'associazione per conseguire degli, eh, de, degli scopi, dei benefici comuni. Si crea un primo verbale di eh, costituzione dell'associazione, uno statuto che regolamenta eh, le norme fondamentali dell'associazione e questo si va a registrare all'Agenzia delle Entrate. Ma non finisce qui perché per potersi comportare da associazione è necessario innanzitutto che venga presentato entro 60 giorni dalla Costituzione un modello direttamente all'Agenzia delle Entrate che si chiama Modello EAS e che purtroppo riscontro che molte associazioni non fanno mm -hmm. e questo diventa fondamentale per il riconoscimento di associazione sportiva dilettantistica. Dopodiché ci sono tutta una serie di norme eh, di funzionamento delle associazioni, la prima di tutto è la... Mh, Possibilità di dare eh, alle eh, persone che vogliono entrare a far parte dell'associazione la possibilità appunto di diventare soci. E questo lo si fa attraverso una modulistica che viene presentata al consiglio direttivo e il consiglio direttivo approva eh, l'ammissione a socio di quella persona e quindi quella persona entra a far parte eh, dell'associazione stessa è importante che soprattutto quando si faccia dello sport eh, le persone ehm, che vogliono fare attività sportiva presentino un certificato medico in cui attestano eh, di poter svolgere un'attività, sia La che sia una robusta cui... costituzione. Diciamo. Adesso non si chiama più però così, non si, più non si più chiama però, più così, però avere appunto i requisiti un, un certificato medico che po certificato possa medico. attestare i requisiti, esatto. sia in ambito eh, diciamo, non professionistico, sia in ambito professionistico, quindi diciamo eh, in entrambe le, 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 le due fattispecie. È importante anche che eh, ci si iscriva al CONI, perché per poter essere considerate associazione sportiva dilettantistica eh, bisogna mh, iscriversi al registro del CONI. Fra le altre cose, dal 1 gennaio di quest'anno è stato eh, attivato il nuovo registro da parte del CONI che presuppone tutta una serie di attività e delle possibilità nuove di gestione attraverso questo nuovo registro. E solo con il riconoscimento del CONI, che è l'unico ente in Italia che possa certificare la, il dilettantismo in ambito sportivo eh, solo in questa maniera si diventa associazione sportiva dilettantistica, quindi mancando l'ES o mancando eh, il eh, certificato del CONE si viene disconosciuto da associazione sportiva dilettantistica e si perdono i famosi benefici eh, che dicevo prima, cioè la non ehm, possibilità di tassare tutti quelli che sono eh, gli incassi delle quote sociali o delle quote corse dell'associazione, quindi sono completamente defiscalizzate, oppure la possibilità di avere collaboratori che fino No, dal 1 gennaio 2018 è stato introdotto attraverso la legge di stabilità, eh, fino a 10.000 euro non vengono eh, queste compense ai collaboratori non vengono né tassati dal punto di vista fiscale né sono soggetti a contribuzione. Quindi le agevolazioni sono parecchie. Eh, perdere una, una, delle agevolazioni del genere significa uh, far morire sostanzialmente le associazioni. E purtroppo mi è capitato di dover assistere le associazioni che hanno avuto problemi con il fisco. Benissimo. Poi farò anche una, una domanda più avanti, me la riservo più avanti perché io a questo punto eh, eh, farei in modo di vedere anche di sentire un po' i protagonisti, perché ho avuto il piacere di fare delle interviste, quindi se la regia mi dà eh, un ok, io eh, invierei già la prima intervista che... Ho realizzato appunto con l'associazione La Girandola, abbiamo visto le immagini, il famoso yoga della risata, ma non solo quello, Reiki e anche altre discipline per il benessere psicofisico del corpo. Quindi mandiamo questa prima intervista. Bene, allora siamo con tre simpatiche signore che fanno parte dell'associazione La Girandola. Cominciamo con... La presidentessa della girandola, Emilia Salviani, so che avete fatto delle attività perché voi avete terminato eh, riguardanti il benessere del corpo, cosa esattamente? Allora, noi come attività abbiamo portato qui eh, a iniziare da venerdì pomeriggio, eh, abbiamo portato il reiki, abbiamo portato yoga della risata. E domani mattina festeggeremo la giornata dello yoga della risata perché è una giornata mondiale e viene festeggiata in tutto il mondo eh, per augurare la pace nel mondo attraverso la risata, che, che fa un gran bene perché eh, stimola e fa produrre al corpo le endorfine. Come sappiamo, le endorfine sono le cellule, gli ormoni che fanno bene che fanno bene al corpo e alla mente. Quindi... Benissimo. Angela Di Cesare, e di che cosa si occupa lei? Io oltre ad essere leader dello yoga della risata, mi occupo anche di cucina vegetariana e vegana. Infatti qui ho portato qualcosa da far assaggiare e devo essere sincera che molte persone erano eh, un po'... appena dicevo vegetariano, vegano, erano un po' presi di paura. Però assaggiando poi io, insomma, le cose fatte da me... E si sono ricredute e gli sono piaciute quindi sono molto contenta perché mangiare queste cose particolari insomma non è poi una cosa dell'altro mondo e, perfetto e perfetto Lucia Mirabile di che cosa ti occupi? principalmente mi occupo di yoga della risata perché anch'io sono una leader di yoga della risata e amo profondamente questa attività che aiuta molte persone a superare non soltanto la eh, depressione ma a stare profondamente bene con se stessi e con gli altri e come ha detto Emilia la prima domenica di maggio ogni anno festeggiamo la pace nel mondo attraverso la risata perché la risata unisce le persone in un abbraccio fraterno al di là eh, della dell'etnia di appartenenza al di là del credo politico o religioso comunque è un forte connettore sociale ha una valenza non soltanto scientifica ma anche spirituale benissimo allora possiamo concludere dicendo che ridere fa bene e fa star bene buon lavoro a tutte e tre grazie, grazie. a domani vi aspettiamo domani ecco eh, abbiamo visto questa prima intervista si è svolto tutto nella regolarità, io ho visto che comunque c'era, ce n'era di gente, ma tutto, eh, tutti composti, tutto in perfetto ordine. È andata così. Sì, sì, Ho visto molto pre presenzialista, nel senso da Bodda è presidente dell'associazione e presente un po' da tutti anche per dare una parola di, di conforto, di aiuto a chi faceva queste, queste manifestazioni, queste, queste esibizioni. Sì, assolutamente sì, noi abbiamo avuto un'organizzazione che è stata logistica, che è stata curata. Eh, dal Centro Commerciale Le Lezzaga, attraverso il proprio personale, del, un proprio staff che è stato assolutamente perfetto e incomiabile. Ovviamente dall'altro lato c'è stata anche da parte nostra, oltre ovviamente alla mia presenza eh, naturale in queste occasioni, eh, da parte di tutti i presidenti dell'associazione partecipanti che appunto sulla base del, del programma delle scalette che sono state definite eh, precedentemente diciamo, hanno assolutamente diciamo, mantenuto la tempistica, hanno svolto in modo egregio eh, diciamo, le, loro, le loro attività e quindi, eh, diciamo, nel contesto, diciamo, non, eh, la manifestazione ha dato degli ottimi risultati sia a livello organizzativo, sia a livello di immagine, sia a livello di attività proposte, sia di coinvolgimento eh, delle persone. E certamente rappresenta un momento oh, di inizio di una collaborazione in questo settore che ci vedrà, ritengo, ancora eh, presenti alle Zagato con altre belle iniziative. Bene, siccome dobbiamo da inviare altre interviste, io a questo punto direi vediamoci anche questa intervista che abbiamo fatto all'esterno col team Piazza e naturalmente parliamo di karting. Diciamo che siamo nel settore velocità con il karting del team Piazza. Abbiamo un, una persona che abbiamo già intervistato, il giovanissimo Federico Piazza. Allora, intanto avete fatto un'esibizione oggi. Cosa avete fatto esattamente? Vedo qui che c'è un percorso. Sì, fatto... Credo che vi siete mantenuti nella velocità, no? Certo, oggi abbiamo avuto una, una velocità abbastanza moderata perché ovviamente essendo che c'è questi spazi qui aperti, essendo che ci sono muri ed è pericoloso andare troppo forte, ci limitiamo ad andare nelle velocità adeguate. Cioè, non andiamo oltre le nostre... Avete fatto provare qualcuno? Sì, qualcuno, qualcuno. Qualcuno sì. Ma c'è stato l'interesse e la curiosità per questo sì. tipo di attività? Abbastanza, già solo dal rumore si vengono qui perché è un'attrazione, già no? Ma Demostra. io, ok, senz'altro, eh. ma io penso che chi si sia limitata abbastanza perché abbiamo la campionessa regionale, appunto karting, Elisa Buonaccorse, insomma. È uno sport adrenalitico? Possiamo sì, definirlo tale? sicuramente, In pista sicuramente non in questo tipo di tracciati perché la velocità è molto limitata e in pista sì, diamo sotto, quindi la differenza di velocità e di prestazione è ben diversa. Noi Beh. siamo abituati a dare prestazioni in pista. Ecco, vogliamo dire Quanto che vi è, vi è vi una vi bella vi. soddisfazione quando si corre andare a superare diciamo, Beh, un pubblico un degli sportivi maschili. Purtroppo avrei voluto un arrivale vicino, ma non ho, questa, non ho avuto questa possibilità in Sicilia perché io corro solo ed esclusivamente con gli uomini. Però, Beh comunque ehm... è una grandissima soddisfazione. Questo sì, no? sì, 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 per chi lo accetta sì, perché l'uomo un pochino sai al momento eh, si, si tira indietro oppure <ride> crea il problema. Eh, non... Un'ultima domanda, eh, una curiosità, a quando eh, la prossima vera gara? Allora, eh, la prossima gara l'abbiamo a San Cataldo domenica prossima. Eh, come regionale mh, ci sono due campionati, eh, c'è chi segue l'UPN, ci serve la C dipende. Comunque, la prossima è a San Cataldo il 13 di giugno, di maggio, di giusto? Maggio, di maggio sì. di maggio ok, allora io non posso fare altro, intanto per di ringraziare il team Piazza. Buon lavoro Grazie. e ovviamente in bocca al lupo per eh, le prossime gare. Bene, abbiamo sentito anche questa intervista con il team piazza di, di karting, ci riposiamo un pochino e poi ritorniamo eh, con le prossime domande e con le prossime interviste pubblicità. Tecna Sanunne Shop, professionalità, esperienza e cortesia al vostro servizio eleganza in un ambiente confortevole che avvolge il cliente in una nuvola di glamour e gradevoli essenze uomini e donne troveranno i principali servizi di hair care estetica e consulenza beauty sui prodotti presenti nei nostri saloni di bellezza ci potete trovare presso il centro commerciale etanapolis valcorrente e a belpasso in via giovanni falcone 41 per info o prenotazioni, telefonare allo 095 78 67 331 o allo 095 91 76 77. Callaghan Adaptation, la prima calzatura che si adatta al tuo piede. Farmacia San Mauro Cortesia e professionalità. Cosmetica, fitoterapia e prodotti farmaceutici. Farmacia San Mauro, Piazza Gelsi, Via Grande, Catania. Clicca domusbet.it e scopri un mondo di promozioni. Gioca al casino 20 ⁇ per te un bonus speciale se l'importo delle perdite è uguale o maggiore a zero. Con Poker 30 ⁇ ti rendiamo la rake e poi ti restituiamo il 15% delle tue perdite mensili sulle scommesse sportive. Per sempre diventa partner domusbet. Chiama l'800-181-980. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può provocare dipendenza patologica. Domusbet.it, per noi, è tutto un gioco. Siamo tornati in diretta io la prossima domanda la vorrei fare al dottor Mario Rapisard. Una curiosità: generalmente le, ci sono associazioni e associazioni. Perché faccio questa domanda? Perché ci sono in questo mondo variegato delle associazioni molte associazioni onlus. C'è una differenza tra un'associazione normale e un'associazione onlus? Sì, assolutamente sì. Allora, il mondo dell'associazione è un mondo, diciamo, abbastanza vario, eh, complicato da certi punti di vista. Eh, associazioni, noi possiamo avere associazioni sportive, associazioni culturali, abbiamo anche le Ollus. Ollus è l'acronimo di organizzazione non lucrativa di utilità sociale quindi in qualche modo le Ollus si rivolgono al sociale, si rivolgono a persone disagiate e quindi si cerca di dare un aiuto, un sostegno fra le altre cose con la riforma che c'è stata diciamo, nel 2016 eh, e in parte anche nel 2017 eh, si è creato un nuovo testo unico che riguarda il terzo settore e che coinvolge soprattutto le Ollus fra le altre cose, diventare OLUS è molto più complicato rispetto a quello che serve per poter diventare invece un'associazione sportiva piuttosto che un'associazione culturale. Molto spesso si richiede anche che ci sia un patrimonio, bisogna iscriversi ad apposito registro, mm -hmm. e quindi è tutto completamente diverso. Un'associazione sportiva è sicuramente molto più semplice dal punto di vista sia di creazione sia di gestione rispetto a una OLUS, ma comunque l'ambito è completamente diverso. Molte volte a proposito delle associazioni, si vengono a creare delle associazioni che sono culturali e sportive. Io penso che è fatto ad hoc questo. Allora sì, anche cosa. questo le associazioni possono svolgere sia attività culturale che attività sportiva. Eh, anche questo è stato diciamo, coinvolto, oh, è coinvolto diciamo, la riforma, la nuova riforma ha coinvolto anche questa tipologia di associazioni e queste associazioni eh, devono scegliere se comportarsi oggi come un'associazione che entra nel terzo settore pur potendo svolgere attività sportiva piuttosto che rimanere una semplice associazione sportiva direttandistica E questo è fondamentale perché anche a livello fiscale, a livello di agevolazioni, i due mondi eh, sono completamente diversi da questo punto di vista. Quindi, anche il mio compito nel dare consulente associazione è quello di capire che cosa si vuole fare e qual è la veste migliore per poter, in qualche modo, eh, ottenere il, eh, lo scopo per cui si, si vogliono eh, costituire. Ovviamente, un'associazione per avere una propria valenza deve avere un proprio statuto, è così? Assolutamente sì, lo statuto è fondamentale per quanto riguarda le associazioni perché eh, sono le norme fondamentali che regolano la vita di un'associazione stessa. Eh, fra le altre cose, ci sono delle leggi, mi riferisco ad esempio all'articolo 90 della finanziaria del 2002, la vecchia legge 289, che stabilisce i requisiti che uno statuto deve, deve avere e che consente, fra le altre cose, di poter avere quelle agevolazioni come associazione sportiva dilettantistica, visto che parliamo prevalentemente di sport oggi, eh, quelle agevolazioni che fanno delle associazioni sportive eh, sicuramente un settore privilegiato da questo punto di vista. Benissimo. Angelo, cosa ne dici? Se a questo punto facciamo vedere l'intervista. A quel simpaticone del maestro Pane, intervista. Io non lo so, Siamo con una nostra vecchia conoscenza, il maestro Gianni Pane, maestro di karate. Allora, so che state per cominciare la vostra performance. Cosa farete di interessante? Fino adesso abbiamo fatto un po' di riscaldamento, abbiamo fatto autodifesa con, budo, con i bambini. E ora incominciamo le forme, i katà, e poi i gumidei, e poi la dimostrazione. Stiamo incominciando a cercare di fare il nostro, la nostra scaletta. Ecco, diciamo che è una manifestazione che accoglie un sacco di sport. Il vostro, vedo che c'è un bel po' di, di pubblico, sono soprattutto genitori, però è, è uno sport che naturalmente attira soprattutto i giovanissimi, è così? Sì, si sì, attira, attira, soprattutto quando siamo messi in garateggi poi sono bambini piccolini, perciò quindi viene l'attenzione del pubblico. allo stesso tempo curiosità per le persone, perché non è un'arte che facilmente si può fare in piazza, è molto riservato e quindi non facilmente ci vedono nelle piazze. Benissimo, allora io non posso fare altro che augurare buon lavoro. Arrivederci. Angelo, tu che sei un po' il deus ex machina dell'organizzazione di, eh, di questo evento, è stata una faticaccia oppure le associazioni ti hanno dato una bella mano d'aiuto affinché tutto venisse un po' smorzato? Assolutamente è lavoro, stata eh, sicuramente un'organizzazione... Un che è faticosa eh, nella gestione dei tre giorni, ma sicuramente la partecipazione e l'impegno delle associazioni è stato massimo sia degli atleti sia dei loro maestri. D'altronde, l'Asia, sì, io dico sempre, è una, eh, è, una famiglia, è una famiglia che accoglie chi ama veramente lo sport e chi lo vuole promozionare e stiamo attenti un pochettino a che questa famiglia sia ben organizzata sotto tutti i punti di vista eh, sia per quanto riguarda appunto la parte più strettamente tecnico-sportiva e qua ovviamente il Comitato Provinciale dell'Asi è sempre disponibile per tutte le associazioni affidanti all'Asi ma anche a quelle associazioni che vogliono avvicinarsi al mondo dello sport e al nostro ente dando tutte le informazioni e il supporto possibile. E insieme a questo uniamo anche l'attenzione a sostenere e a promozionare due aspetti importanti sì. che si collegano diciamo, a una buona gestione dell'attività sportiva e delle associazioni quello normativo fiscale, abbiamo qua proprio il dottor Terrapisardi che è il nostro riferimento eh, professionale per quanto riguarda questo aspetto, l'altro aspetto è quello medico legale e anche da questo punto di vista tutto quello che riguarda la medicina dello sport, eh, dal certificato medico sportivo a tutto quello che poi consegue nell'organizzazione del supporto sanitario delle attività sportive, anche questo è da noi molto attenzionato e abbiamo un altro valente eh, diciamo, riferimento del settore, professionista del settore, che è il dottor Rocco Tinnerello che è stato presente anche lui nelle due giornate di sabato e domenica eh, presso il centro commerciale Zagare e si è messo proprio a disposizione eh, di tutti i nostri presidenti e tecnici di associazione per dare tutte quelle informazioni assolutamente utili. Per quanto riguarda ehm, l'aspetto sanitario eh, dell'attività sportiva. Oltretutto c'è da dire una cosa che se non sbaglio l'ASI raccoglie un bel po' eh, di associazioni. Non so quante sono, ma sono davvero tante. Assolutamente sì, l'ASI è uno degli enti di promozione più importanti nel panorama nazionale dello sport, fra quelli riconosciuti dal CONI. L'Asi a livello nazionale ha mh, circa 8.000. Uh, società affiliate, forse anche più. E quasi, quasi un milione di tesserati. Quindi, è una realtà molto forte, assolutamente radicata in tutta Italia, da nord a sud, con una variegata, attività, variegata di attività sportive che vengono attuate dappertutto e sono molto seguite con dei tornei provinciali, regionali, nazionali, dei campionati sono veramente eh, di alto livello. Ho notato comunque una cosa anche nell'ambito, conoscendo un po' queste associazioni, che provengono soprattutto dalla provincia di Catania. Qui a Catania è un, si è un po' più riottosi a iscriversi nell'ambito dell'ASI? No, no, assolutamente, noi abbiamo eh, su tutta la provincia di Catania, no, ho i dati aggiornatissimi, diciamo. A, a questi giorni perché le, le società che si affilano all'Asia lo fanno proprio durante tutto l'anno eh, in qualsiasi momento ci si può avvicinare all'Asia e affiliarsi chiaramente come, come associazione ma in provincia di Catania eh, abbiamo all'incirca eh, 180 200 ma associazioni. A la provincia di Catania? Provincia eh, di Catania intendo eh. Catania e Provincia ah, ho capito, quindi ho capito. anche su Catania abbiamo eh, molte associazioni per esempio Uh, fra quelli che sono stati presenti proprio alla, alla manifestazione Dance Mania. Uh, di Salvo Nicotra, e una uh, associazione, associazione, eh, di Girando, un associazione di Catania, la Girandola un'associazione di Catania, Eventi d'Arte del maestro Sergio Paladinia, che è stata presente, un'altra associazione eh, di Catania. Quindi, per dire, ce ne sono e poi eh, diciamo dell'Inderland Catanese, eh, Live Dance della maestra Marzia Ricciardello, a cui eh, poi magari vorrei eh, ritornare in corso di trasmissione perché è stata anche premiata. Alla fine delle tre giorni, con il nostro premio eh, provinciale dell'Asia, il premio Benito Pavolone. Perfetto. Allora, a questo punto, io direi di mandare l'ultima intervista. Siamo, tra virgolette, in uno scenario di guerra, ovviamente, parliamo di software. Mi sento particolarmente protetto anche se non siamo in un scenario di guerra, ma si parla di soft air. E lo facciamo con Davide Chiarenza che ci spiega molto brevemente che cos'è il soft air. Ma allora, sicuramente, il soft air chiamasi disciplina, chiamasi sport, per alcuni anche hobby. Comunque, è uno sport che unisce eh, gioco di squadra, lealtà, sicuramente rispetto. E la cosa importante è che si può veramente venire a creare una famiglia da, da questo. Quindi è, lo spirito del software è questo, non tanto sparare con le pistole, pallini e quant'altro, ma creare una vera e propria armonia all'interno della squadra. Voi nell'abito di questa manifestazione avete già fatto la vostra esibizione, avete fatto vedere di che cosa si tratta oppure dovete ancora farlo? Ma allora già i miei, i miei aiutanti qua l'hanno fatto in precedenza, comunque anche domani ci esibiremo, eh, quindi facciamo fare questo tragitto qui a sinistra. Eh, perché ovviamente lo supera, diamo anche una medaglia, comunque una ricompensa. Diciamo, io non vi voglio augurare e buona guerra, diciamo buona pace a tutti, però è uno sport che naturalmente scarica sicuramente dell'adrenalina, è così? Sì, esatto. Eh, diciamo che per me è una sottoforma di sfogo, esatto, chiamasi così. Eh, da ciò che comunque è la scuola, per alcuni il lavoro, quindi tu trovi quel momento libero. All'interno della squadra, quindi la domenica ti riunisci e ti diverti. Allora, diciamo che mi fate ricordare quando da ragazzino io giocavo alla guerra, questo è un modo di giocare: sono vestiti come se fossero in guerra, ma siamo in piena pace. Buon divertimento a tutti! E mi raccomando con la vostra esibizione. Grazie. Allora, noi siamo quasi a conclusione, abbiamo circa sei, sei minuti. Eh, vogliamo fare, so che tu ci tieni a fare dei ringraziamenti un po' alle maestre, eh, possibilmente riprendendo se possibile le immagini che abbiamo visto all'inizio sono tante le immagini, però se vogliamo eh, così ringraziare soprattutto queste maestre se vuoi ringraziare, visto che ti senti un po' in dovere di, di farlo. Assolutamente, infatti dicevo prima eh, l'ASI è prima di tutto una famiglia. Che accoglie Se possiamo eh, rimandare. Scusami, eh, se possiamo prego. rimandare le immagini nel frattempo, sì, sì, dice. sì dicevo appunto. Uh, L'Asia è una famiglia che accoglie chi ama lo sport, uh, quindi è eh, giusto, ritengo assolutamente. Più che, ancora prima che dovrò è giusto uh, ringraziare veramente i tanti che sono stati presenti per rendere bellissima questa manifestazione. E quindi, che dire: Giuseppe Leotta della BioZone, Emilia Salviati della Gerandola Salviani, Salviani eh, Natura e Benessere con il maestro Marino, oh, Alberto Sapienza, Arte e Filosofia orientale benessere del corpo il cadate col maestro pane e poi dense mania con salvo nicotra bellissimi momenti di danza la palestra del milone con la bravissima maestra Nadia Semmito e poi Rositarda con lo Spider D'Appe Irrera da Lorenza con il gruppo smile delle macerette, e Carlo Lazzucco, altra bravissima maestra i fratelli Piazza del Carte Alessandra Cucinotta di Besca, altro eh, da scuola da Bravissima, le scuole calcio con noi, i tecnici Rizza e Torrisi, e Sergio Platani il nostro referente provinciale del settore danza, e il Cangu Giambi con Claudia Patanè, bellissimo momento eh, di sport, fra l'altro molto, molto particolare. Mariangela Barbagallo di Sefoli, altra bravissima maestra, e il eh, con il ragazzo appunto delle tre associazioni soffettieri, il Country, con le tre maestre eh, di Natale, Messina e Fallica, e proprio in ultimo. Eh... Anche perché è stato un momento di premiazione particolare, poi magari ne parleremo subito dopo. Eh, Marzio Licciardello, ecco benissimo. Possiamo anche togliere le immagini. Così abbiamo permesso a <ride> Angelo Buspeci <ride> di poter leggere tutti i nomi, sono tanti, quindi <ride> non te li potevi ricordare, giustamente a, a memoria. I ringraziamenti dei fatti, ma so che è stata anche bella la. La parte finale della manifestazione, la premiazione, per quale motivo? Sì, è stata bella eh, perché eh, abbiamo avuto iniziare con un momento importante, appunto con la presenza del dottor Rapisarda, per quanto riguarda l'informazione. Abbiamo voluto chiudere con un altro momento oh, di ricordo, e di promozione dello sport col premio appunto Benito Paolone il premio Benito Paolone è stato istituito dal Comitato Provinciale di Catania quattro anni fa eh, in memoria di un uomo che certamente a Catania conoscono tutti e colui che creò la Catania un uomo che si spese veramente moltissimo nello sport, nel sociale, in tutto amato da chiunque anche da, da, dagli, diciamo, dagli avversari, ma è una persona assolutamente rispettata. E appunto, in suo onore, abbiamo istituito questo premio, che viene dato ogni anno ad un presidente o un tecnico di una nostra associazione affiliata all'ASI, che si è particolarmente distinto per i risultati sportivi conseguiti e per l'impegno che mette nello sviluppo dell'attività. Quest'anno l'abbiamo dato a Marzia Licciardello della Live Dance, una ragazza ancora molto giovane ma che già a livello internazionale ha conseguito dei risultati veramente importantissimi e, e a lei quest'anno il figlio di Benito Polona, Alberto Polona, ha consegnato questa targa per eh, avvallare eh, l'impegno. Che mette ogni giorno veramente nella, nel portare avanti la sua attività? Benissimo. Prima di concludere, un'ultima domanda la vorrei fare a Mario Rapisarda Allora, vogliamo sconsigliare, però ci devi rispiegare, spiegare meglio il, le, a chi vuole fare un'associazione di non crearla fai da sé, da te, nel senso eh, ci sono delle regole da rispettare, vogliamo ricordare quali? Sì, assolutamente sì, mi sento di sconsigliare a chiunque voglia eh, creare un'associazione o che voglia gestirla in maniera corretta di fare ormai fai da te. Questo perché? Perché eh, ormai il mondo dell'associazione è un mondo ampio eh, e l'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza, l'Ispettorato del Lavoro eh, sono ormai eh, alla ricerca eh, di trovare diciamo, l'inghippo per poter in qualche modo... Eh, far passare un'associazione dal punto di vista commerciale e quindi poterla eh, tassare da tutti i punti di vista. E, e ultimamente anche la CIA, ad esempio, in forza di un... Um confezione con l'agenzia delle entrate sta girando e chiedendo anche informazioni dal punto di vista commerciale. Le associazioni possono svolgere attività commerciale, queste attività commerciali sono fortemente detassate, ci sono delle agevolazioni abbastanza importanti, eh, per cui chi fa da sé molto spesso può incorrere in alcune eh, problematiche eh, difficili poi da andare a sistemare. Cosa bisogna fare? Bisogna stare attenti all'atto della creazione, a compiere tutti quei passi che poi facciano riconoscere l'associazione come associazione sportiva direttandistica, ma anche Durante la vita, la gestione dell'associazione vi sono tutte una serie di attività. Eh, mi riferisco al modo in cui si associano i vari, le varie persone, al modo in cui si eh, convocano le assemblee, che siano consiglio direttivo piuttosto che assemblea dei soci, al modo in cui vengono rinnovati il consiglio direttivo, al modo in cui vengono prese alcune decisioni. Insomma, il mondo dell'associazione è un mondo molto vasto, eh, si hanno delle forti agevolazioni, ma per poter comportarsi da associazione bisogna rispettare le regole in maniera ferrea. Benissimo. allora... Diciamo che possiamo concludere questa puntata ringraziando Angelo Musmeci, presidente provinciale dell'Asia. A proposito, quando la prossima manifestazione se sarà a breve? Guarda, ne abbiamo già un'altra domenica prossima, parlando appunto di sociale. Il 13 a Palagonia, una nostra associazione, Alleanza Palagonese, organizza anche quest'anno la sesta edizione. Della Marcialonga del eh, abbiamo Corlo avuto il piacere di averlo eh, già, infatti, sono state fra l'altro anche ospiti, per cui un momento di socialità e di sport che ci vedrà nuovamente nelle piazze. Benissimo, grazie ad Angelo Musmesci, presidente provinciale dell'Asia, Associazione Sportiva Sociale Italiana. Mario Rapisardi, consulente fiscale Asi per le associazioni. Io eh, mi permetto di ringraziare. Eh, non solo le, il cameraman Antonio Torresi per le immagini e eh, per i filmati fatti che sono stati veramente molto belli, ma ringraziare tutto lo staff tecnico di Globus Television in quanto per un mese circa le, eh, questa trasmissione eh, sarà eh, sospesa per motivi personali almeno non ci sarò io per il prossimo mese poi se viene sospesa questo non lo so è stato un piacere per il momento eh, poter essere qui presente speriamo di vederci presto detto questo io vi ringrazio a tutti non vi do l'appuntamento al prossimo lunedì ci vediamo tra un mese circa grazie a tutti buonasera